È una partita effettivamente che è già iniziata. L'attacco del mio pezzo quest'oggi era esattamente così. Avellino Taranto è già iniziata per il tramite delle dichiarazioni prima di Capuano, ovviamente alle quali poi è giunta la risposta del direttore Perinetti. L'ambiente a Taranto vive qualcosa di inatteso, no? Perché è vero, il Taranto quest'anno partiva con ambizioni importanti, ma un quinto posto a due gare dal giro di boa probabilmente era anche un po' inatteso. La squadra ha avuto un percorso lineare, qualche incidente di percorso c'è stato, però prontamente rimediato col passare del tempo. Questo fa sì che Avellino Taranto sia effettivamente un big match. Fondamentalmente l'Avellino parte un po' più favorito, sia per la questione ambientale, comunque reduce da un successo importantissimo a Benevento, sia per la qualità della rosa. Oltre ad Eziolino Capuano, tra le fila del Taranto milita anche Mamadou Kanouté, che fino a qualche mese fa era in Irpinia, sarà un atteso ex della partita. Per il resto, cosa e chi sceglierà Capuano? È un Taranto che in Canute ha il suo capocannoniere, ha fatto 6 gol in 17 partite, che sono gli stessi che ha segnato in totale ad Avellino in 2 anni. Quindi questo fa capire che la scelta di Canute di accettare Taranto in estate sia stata particolarmente corretta e soprattutto felice. Sarà un Taranto, secondo me, che scenderà in campo col 3-4-3, perché gli uomini per farlo ci sono. Bifulco è tornato a pieno regime, non è ancora al top perché ha saltato 3 gare per squalifica, però sarà regolarmente in alto a sinistra nel tridente, dall'altra parte Canutè, Cianci, punta centrale. Per il resto pochissimi dubbi, non ci dovrebbe essere Riggio in difesa, che non ha ancora recuperato dall'infortunio, quindi io mi aspetto un Taranto con Vannucchi in porta, da destra e sinistra, Luciani, Antonini e De Santis, quest'ultimo in netto miglioramento rispetto all'inizio un po', per così dire, appannato, ecco. Poi i grandi dubbi sono a centrocampo, perché sulla destra potrebbe continuare a giocare Panico, nonostante lui sia un mancino, al posto di un Mastromonaco che non è al top della condizione, dall'altra parte a sinistra Ferrara. Al centro la certezza è Calvano, poi come sempre Romano e Zonta si giocano un posto. Io vedo leggermente favorito l'ex Vicenza per questo tipo di partite, però Romano comunque ha sempre dato garanzie, quindi è un Taranto con pochissimi dubbi. Non penso che Capuano torni al 3-5-2, anche perché, ripeto, la volontà è quella di giocarsi l'avviso aperto sin dal primo minuto.